Cari amici, bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. Oggi vedremo insieme come preparare una torta da Capodanno letteralmente da urlo. Facilissima, velocissima e con un delizioso gusto di arance. Colgo l'occasione per augurare un sereno fine anno a tutti e un felice e prospero anno nuovo. Iniziamo! Mettiamo in una ciotola 5 uova e 150 g di zucchero semolato che andiamo ad aggiungere in tre fasi. Mescoliamo per bene aiutandoci con le fruste elettriche. Raggiunta questa bellissima consistenza, aggiungiamo la scorza di un'arancia, i semi di mezza bacca di vaniglia, mezza bustina di lievito per dolci e mescoliamo per bene. Poi aggiungiamo sempre in tre fasi 150 g di farina 00, mescolando dolcemente con movimenti lenti da sotto verso sopra. L'impasto dovrà raggiungere questa consistenza. Poi prendiamo una teglia con carta da forno di diametro di 22 cm alta 10, ci versiamo sopra tutto il nostro impasto, lo livelliamo per bene, poi prendiamo uno stuzzicadente e applichiamo dei cerchi. Questo farà sì che in cottura non si formeranno rialzamenti. Lo sbattiamo un pochino così eliminiamo tutte le bolle d'aria e lo cuociamo a forno statico 180 gradi per 30-35 minuti. Consigliamo di fare la prova a stecchino. Appena sfornato lo lasciamo a riposare 5 minuti dentro la teglia, poi con coraggio lo andiamo a girare. Togliamo la teglia e la carta da forno. Poi lo lasciamo a raffreddare completamente. Nel frattempo ci occupiamo della crema all'arancia. Andiamo a spremere 8 arance finché non otterremo circa mezzo litro di succo. Per ottenere una consistenza migliore lo andiamo a passare in un passino con maglia fine. In un pentolino aggiungiamo 50 g di amido di mais e tutto il succo d'arancia, poco alla volta. Mescoliamo piano piano in modo da eliminare eventuali grumi. Poi aggiungiamo 130 g di zucchero semolato poco alla volta e solo dopo aver aggiunto tutti gli ingredienti accendiamo il fuoco. Quando raggiungerà l'ebollizione continuiamo la cottura per 4-5 minuti finché non raggiungerà questa consistenza. Trasferiamo la crema in una ciotola, poi la andiamo a coprire con la pellicola alimentare trasparente e la lasciamo a riposare a temperatura ambiente. Dopo ci dedichiamo a tagliare il nostro pan di Spagna in due parti, aiutandoci con un coltello affilato. Guardate un po' com'è giallo il nostro fantastico pan di Spagna. Qui con noi abbiamo della camomilla con un cucchiaino di miele che utilizziamo per bagnare per bene il nostro pan di Spagna. Aggiungiamo la crema all'arancia, avendo cura di mettere 4-5 cucchiaini da parte perché ci serviranno dopo. La spalmiamo lungo tutta la superficie. Con la bagna alla camomilla andiamo a bagnare anche l'altro pan di Spagna e con delicatezza lo aggiungiamo su quello con la crema. Se necessario lo stabilizziamo. La restante crema la andiamo ad aggiungere lungo tutta la nostra torta in modo da creare una copertura esterna. La lasciamo a riposare in frigo per almeno 3-4 ore. Ora ci occupiamo della ganache. Mettiamo a scaldare in un pentolino 300 ml di panna fresca a seguito di 300 g di cioccolato fondente al 52%. Mescoliamo per bene finché i due ingredienti non si saranno ben amalgamati. Quando il nostro cioccolato sarà fuso, aggiungiamo 20 g di burro e continuiamo a mescolare. Infine copriamo con pellicola alimentare trasparente a contatto e lasciamo a riposare a temperatura ambiente. Tiriamo fuori dal frigo la nostra torta e la andiamo a coprire con la ganache che ha raggiunto la temperatura ambiente. Con un coltello andiamo a coprire le gocce che si sono formate e copriamo i bordi con delle nocciole tritate. Infine mettiamo la nostra torta in frigo per almeno un'ora.
amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa meravigliosa torta. Questa torta è davvero buona. Si nota subito il pan di Spagna, sofficissimo, fatto alla perfezione, con questo leggerissimo profumo di arancia. Subito dopo notiamo appunto la crema di arancia, che ha questo forte gusto dato dal frutto. Infine è coperta da uno strato molto fine di ganache al cioccolato, che va ad avvolgere tutta la torta. Nel complesso è una torta davvero leggera, adatta sicuramente a un fine pasto di Capodanno. Insomma ragazzi, è fantastica, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche e seguiteci su Instagram come Il Mondo di Aaron e Gianina.